Ecco, guardando la fontana mi viene in mente un esempio che riconduce all'elettricità e alle macchine elettriche. Ecco, prima di fare la fontana come questa, bella, bellissima, ci si preoccupa che arrivi l'acqua prima e poi fare la fontana e vedere questo spettacolo bellissimo in estate e in inverno. Ecco, diversamente. Per quanto riguarda appunto le macchine elettriche, le hanno messe sul mercato, sì, è vero, inquinano meno, ma però dimenticando di avere abbastanza energia elettrica per rifornirle tutte. Ecco allora che in Italia, in Europa e nel mondo c'è una grande richiesta di materia prima per fare energia elettrica, come ad esempio il gas, che finisce per aumentare a dismisura. Dicono addirittura 900 volte di più alla fine di quest'anno e di conseguenza aumenteranno anche le bollette della luce e del gas. Perché? Perché non hanno provveduto ad avere abbastanza energia elettrica per tutti. Esempio, come hanno detto, annunciato alcuni politici, con nuove centrali nucleari super pulite e sicure. Ma per fare questo ci vorranno almeno 10 anni. Come dire, prima hanno fatto la fontana e poi si preoccupano di far arrivare in qualche modo l'acqua. E in questo caso l'energia elettrica che avremo per rifornire tutte le macchine, che andranno appunto all'elettricità, costerà molto, molto, molto di più a tutti. Per la luce che useremo e il gas in casa. Già, la logica. Prima si procura ciò che è necessario e poi si fa tutto il resto, come hanno fatto con la fontana e così via dicendo.